Il 13 ottobre si avvicina, cari compagni di scuola e di classe. Lo sappiamo che vi siete chiesti e che vi chiedete ogni volantino che vi capita tra le mani. Ogni volta che vedete un manifesto, uno striscione o un adesivo, perché quella data sia così importante per noi. Ebbene, oggi siamo qui per dirvelo, per rispondere a tutte le vostre domande. Siamo come voi, siamo studentesse e studenti di questo paese, ma pensiamo che la nostra generazione abbia bisogno di una scossa. Stiamo diventando la generazione del tutto e subito, quelli che non vivono più la scuola come un luogo di apprendimento e integrazione, ma come un passaggio obbligato. Questo perché oggi la scuola prende da noi tutto quello che può, senza lasciarci in mano nulla. Prende il nostro tempo, i nostri soldi, la nostra genuinità. Spendiamo moltissimi soldi per gli abbonamenti degli autobus, per i libri di testo, per il contributo volontario, che sì, ragazzi, dovrebbe essere volontario. Molte volte per pagare i costi dell'alternanza scuola-lavoro, che fatta d'estate o nel pomeriggio, ci prende il tempo dello svago e del tempo libero, diventando uno strumento di lavoro gratuito, senza diritti o garanzie di apprendimento. Uno strumento per raccontarci il mondo del lavoro, non per quello che dovrebbe essere, ma per quello che purtroppo è, precarietà e sfruttamento. Noi vogliamo invece una scuola che dà una scuola per tutte e per tutti, che sappia dare la possibilità al figlio dell'operaio di diventare dottore, se vuole, o al figlio del dottore di diventare operaio, perché il lavoro, se garantito e tutelato, ha sempre una sua dignità. Ma questo cambiamento, che deve essere profondo e radicato in tutta la società, come lo costruiamo se non a partire dalla scuola? Rimasto purtroppo l'unico luogo di massa, perché all'università non ci arrivano tutti. Noi vogliamo rivoluzionare la scuola, ripensare la missione di studente, non più il contrario. Vogliamo una scuola che si adatti al cambiamento della società. Vogliamo che tutti, a prescindere dalla condizione economica della famiglia, possano avere le stesse opportunità. Vogliamo conoscere per scegliere il nostro futuro e vogliamo poter proseguire gli studi scegliendo quello che più ci interessa, in un paese in cui il numero di laureati è basso rispetto alla media europea. La risposta non può essere il numero chiuso. Vogliamo il sapere libero da ogni barriera. Vogliamo che la scuola sia un luogo di integrazione, dove provare a dare risposte culturali alle emergenze sociali del nostro paese, a partire dal rispetto delle diversità, di cultura, di genere, di identità di genere, di paese di provenienza e di orientamento sessuale. Dalla scuola al paese costruiamo il cambiamento. Ora tocca a noi.